Giovanardi, sì, Giovanardi è lo storico dell'arte, è uno che va per la maggiore adesso, un ragazzo giovane, in gamba. Praticamente cosa succede? Dietro l'abside, no? Io sono molto sgarbiano, io sono esperto di stan classiche e di plein air di Van Life, però si parla anche di quello, ed io sono molto sgarbiano. Quindi. Allora, dietro l'abside, nella chiesa dei Frati Minori, Verucchio, penso che sia quella chiesa in alto. Comunque è una chiesa che possiamo collocare dal XIII secolo in poi. Abbiamo affreschi di Pietro da Rimini, cioè un frate, praticamente è stato tolto il coro, cioè un frate è andato giù con la pilina e ha trovato queste tracce di affresco. Dopo è stato fatto il lavoro fatto molto bene, ma comunque la traccia c'è, eh. A me questi mi ricorda Padova, gli Scroveni, cioè più tardi del periodo esottesco. Invece questo Cristo è veramente bellissimo, del 300, anche della fine, anche prima, quello è veramente fantastico. Guarda, praticamente sotto una teca di cristallo è stato messo, c'era la presenza del sovrintendente, degli storici, dello storico Cositato, dei personaggi della comunità riminese. E adesso magari è un po' lontano da casa, dovete pagarmi la benzina, perché io sono sgarbi ma non ho manco i soldi per la bicicletta, però se me li date posso andare a fare un reportage e vedere dove si trovano. Comunque è una piacevole scoperta. Nella città degli ombrelloni e della dolce vita abbiamo anche la cultura, questa è una bella cosa.